Mercoledì 25 settembre 2019 vi parlo dalla splendida abbazia di Vallombrosa, dove da pochi minuti è in corso un workshop dal titolo Prima Defensio Fit in Silvis, tradotto in italiano corrente, il bosco e la montagna a difesa delle calamità naturali. Ovviamente non è una traduzione letterale, ma è un'estensione del titolo scelto per parlare di problemi dell'ambiente. Ovviamente non poteva essere scelto come location per questo workshop se non un posto incantevole immerso nel verde, che però deve essere un segnale, perché il resto del pianeta purtroppo non è nelle condizioni in cui si trova questo il parco naturale di Vallombrosa. Insieme a me c'è l'ingegner Massimo Lucchesi, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, che ha promosso questo workshop con un monito abbastanza inquietante e un diktat, possiamo dire: mettiamoci in riga. Sì, mettiamoci in riga. Chi è rivolto questo diktat? È un format del Ministero dell'Ambiente che sprona praticamente tutti i soggetti a mettiamoci in riga, mettiamo a punto tutte le politiche ambientali per facilitare poi gli enti a parlare appunto di questi temi. Quindi è un format che ha sposato in pieno il nostro convegno e credo che sia un aspetto fondamentale proprio che ci sia anche il Ministero dell'Ambiente. L'evento è nato da un'idea che abbiamo avuto di confrontarci con i vari soggetti che si occupano di ambiente e quindi di dissesto idrologico. Noi siamo autorità di distretto, quindi abbiamo dei piani sovraordinati che si occupano di piano di gestione dei rischi alluvione, piano delle frane, piano della gestione delle acque, e sono piani direttori su cui poi gli altri enti devono lavorare. Allora l'idea è stata quella di mettere insieme tutti questi soggetti e, alla luce proprio anche dei cambiamenti climatici, delle emergenze che abbiamo, ragionare in maniera nuova rispetto a tutte queste tematiche, e quindi il bosco fa parte di questi temi, anche perché occupa nel nostro distretto circa il 50% della superficie. Noi siamo competenti sulla regione Toscana e la regione Liguria, facendo una media abbiamo una copertura da bosco su questo distretto del 50% del territorio, e quindi diventa fondamentale per noi capire le nuove politiche, le nuove norme che daremo rispetto a quelle che sono emergenze ambientali, che il bosco appunto è uno degli aspetti fondamentali costituenti di questo territorio. Ha concluso da pochi minuti il suo intervento il generale Daniele Zovi, generale in pensione della Guardia Forestale e del Corpo Forestale dello Stato, ma oggi scrittore e naturalista. E ha parlato del segreto dei boschi vetusti. Il bosco da sempre mantiene segreti, e questo forse è anche il suo fascino, però lei alcuni ce l'ha svelati, per esempio la solidarietà delle varie componenti del bosco, addirittura anche dei tronchi abbandonati, dei tronchi morti. Sì, è una cosa che non sapevamo, la scienza la sta scoprendo in questi anni, sono acquisizioni recenti che non sono ancora entrate nei libri di scuola. Il bosco è una grande famiglia. Il bosco è una grande famiglia, è una comunità complessa in cui si intersecano moltissime relazioni, e molte di queste relazioni non sono di competizione come si aveva sempre pensato, ma sono di solidarietà, cioè sottoterra, sotto i nostri piedi, in una rete formata da radici e da funghi, scorre per esempio l'energia zuccherina prodotta dalle piante, e lì le piante aiutano quelle che hanno bisogno di questa energia. È sorprendente, ci obbliga a riflettere perché ma la natura è così, la natura è ricca di esempi, noi dobbiamo guardarla con un po' più di umiltà e un po' più di attenzione. Si è concluso da poco anche un altro interessantissimo intervento da parte del generale di brigata Nazario Palmieri, comandante del Comando Carabinieri per la tutela forestale di Roma. Ha parlato delle foreste, uno strumento fondamentale per la difesa idrologica tra passato e futuro.
futuro, un passato che forse ci ha visto un po' negligenti, ma un futuro che ci richiama all'attenzione massima. E per salvaguardare il bosco, le foreste, ci vuole interventi governativi, ci vuole anche sensibilità ed educazione. Lei ha parlato di delle scuole come interlocutore primario. I giovani devono essere i guardiani dei boschi del domani. Sì, bisogna recuperare questo gap culturale, soprattutto nelle scuole, dove dobbiamo portare queste tematiche come l'educazione ambientale in generale, ma anche rimodulare e divulgare l'importanza del bosco, soprattutto con riferimento al presidio ambientale, idrogeologico e paesaggistico che lo stesso riveste. Oggi all'ONU si discute dei cambiamenti climatici. Ebbene, per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, il bosco a livello planetario svolge un ruolo importantissimo, perché insieme agli oceani è il più potente catturatore di anidride carbonica, oltre a tutte le altre utilità che gli ecosistemi forestali dispiegano nei confronti della collettività. La gestione delle foreste può essere... Le foreste possono economicamente autogestirsi, possono produrre dei redditi che possono poi essere reinvestiti nella tutela e nella salvaguardia del patrimonio verde. Sotto questo profilo sarebbe, non è pensabile la massimizzazione che si possa ricavare reddito dalle foreste. Occorre anche un intervento pubblico e occorre mediare l'equazione ecologia-economia. Sotto questo profilo bisogna trovare il giusto compromesso, e soprattutto con riferimento alla sostenibilità degli interventi nel settore forestale. Qual è il ruolo che svolge l'Arma dei Carabinieri in questo contesto? L'Arma dei Carabinieri ha un ruolo di primazia funzionale, soprattutto per la tutela forestale e quindi poi direttamente anche nei confronti della tutela dei territori montani, al fine di non solo di monitorare i fenomeni di dissesto, ma anche di prevenirli, prevenendo e reprimendo all'occorrenza condotte illecite sui versanti o anche come nell'alveo di un torrente o di un fiume. L'architetto Luigi Del Fante dell'autorità di bacino distrettuale in questo contesto, oltre a essere l'ispiratore di questo convegno, svolge anche la funzione di moderatore, per cui fra un intervento e l'altro siamo riusciti a fargli raggiungere la nostra postazione. Ha curato anche da architetto ovviamente la cornice di questo workshop, inserendo delle tavole con delle riflessioni esistenziali di grandi intellettuali del passato che ci fanno riflettere sull'importanza di questo nostro compagno di viaggio che è il bosco. Il bosco, certamente, perché l'ispirazione di questo convegno è nata circa 17 anni fa in occasione dell'anno internazionale delle montagne promosso dall'ONU. E la prima cosa che mi venne in mente fu proprio parafrasare la grande regola della scuola medica salernitana, che dice prima digesti o fitti nore, vale a dire che il primo momento della masticazione, della digestione è proprio nella bocca, nella masticazione della bocca. E dico, perché non dire prima defensio, fitti in silvis, dove la prima difesa si trova all'interno della selva, delle selve. E questo piacque subito, presi addirittura contatti anche con Ermanno Olmi, con Rigoni Sterni, che avrebbero dovuto partecipare 17 anni fa. Purtroppo poi, per un insieme di circostanze non dipendenti dalla mia volontà, non si poté, forse i tempi non erano maturi, realizzare questa cosa. Ora, dopo gli eventi dell'ottobre, circa un anno fa, fine ottobre, in Cadore, nel Triveneto, che hanno distrutto foreste incredibilmente meravigliose e in maniera così ingente e terrificante, mi è venuta l'idea di perché non proporre noi come autorità di bacino distrettuale un convegno, un workshop su queste tematiche. L'ho proposto direttamente al segretario generale, che ha avuto l'intuizione e la fiducia
fiducia, darmi fiducia e l'intelligenza di capire la valenza strategica di questa cosa, anche perché proprio il testo 152 del 2006, articolo 65, prevede proprio per le autorità di bacino distrettuali una grande importanza sovraordinata rispetto alle regioni e tutti gli altri organi territorialmente competenti, proprio nel campo dell'attività di indirizzo e normativo anche su problemi di sistemazione idraulico forestale e di selvicoltura. Quindi un convegno come questo vuole essere appunto il primo passo per addivenire a una soluzione di questo genere, dove le autorità di bacino danno veramente il là su quella che è la difesa del suolo e dell'ambiente. E in particolare, per quanto, ritornando al discorso che mi faceva prima la domanda, abbiamo voluto raccogliere queste massime o queste frasi importanti, ma non per un fatto semplicemente culturale, ma ispirandomi a Michel de Montaigne, che nella sua Torre del Sapiente, del saggio, del pensatore, aveva fatto incidere le travi del suo studiolo con delle massime dai latini, dai greci, perché ogni giorno, diciamo, lanciassero il loro monito dell'antico, perché l'istoria magistra vite, quindi noi non dobbiamo dimenticare quello che hanno fatto e scritto e composto gli altri prima di noi nei secoli, e a maggior ragione quello che hanno fatto la congregazione vallombrosana dal XI secolo fino ad oggi, che sanno di fare selvicoltura perché hanno monitorato nel tempo, provando e riprovando, non a caso proprio qui chi fu ospite per alcun tempo di studi, Galileo Galilei. Quindi il cimento è importante e quindi non si può perdere un patrimonio di conoscenze facendo magari legislazioni più o meno interessate da un punto di vista pragmatico. O frettolose, diciamo. O frettolose, che poi distruggono in un attimo ciò che per crescere ha bisogno anche di 80-100 anni. E noi troviamo proprio negli alberi, basta essere qui intorno a Vallombrosa per renderci conto che siamo un nulla, dobbiamo grande rispetto a questi amici silenziosi che ci danno un monito, non solo per ricercare anche verità oltre il visibile, ma ci dicono anche che bisogna vivere con lentezza, cosa che il momento di oggi non consente, e con, diciamo, quel silenzio che dovrebbe essere più importante per noi, per ritrovare se stessi e non perderci in questa realtà che ci corrode. Poco fa il professor Ignazio Becchi, professore emerito di costruzioni idrauliche dell'Università degli Studi di Firenze, ha concluso il suo intervento parlando dell'impatto dell'idrologia del bosco, suffragando quanto ha detto con delle immagini che ci hanno un po' scioccato, ci hanno fatto rivedere magari visioni che avevamo già visto in occasione di queste catastrofi, magari guardando il telegiornale, ma dopo magari una giornata ci siamo dimenticati di aver visto quelle immagini. Lei ce le ha riproposte in tutta la loro intensa drammaticità. Crudeltà. E crudeltà. Sì. Perché la natura può essere benigna, ma crudele. Anche crudele. E l'uomo lo deve sapere. Non può. Una volta, come io ho ricordato, si dava la colpa alle divinità, al potere, non so, al potere anche del diavolo, no? In tutte queste sciagure. Invece sono sciagure per l'uomo, ma da un punto di vista naturalistico sono fenomeni che sono sempre successi. Io ho ricordato che adesso con questa mutazione climatica le frequenze di questi fenomeni aumentano e questo ci deve mettere sul chi vive, che noi dobbiamo essere più agguerriti. E non dobbiamo fare gli scongiuri quando vediamo queste immagini, ma pensare come difenderci. Questa è la cosa importante. Lei ha citato più volte in apertura di intervento, in chiusura, Leonardo da Vinci, che aveva intuito tantissime cose. Sì, infatti, fra queste aveva... Infatti lui dice: nessun umano riparo ci difende dalle alluvioni. E mi sembra che sia una frase molto interessante questa. Perché vuol dire che noi non possiamo pensare che un'opera, un argine o una diga, possa difenderci completamente. Bisogna che anche noi ci difendiamo con la nostra
cultura e con la nostra preparazione. Il professor Federico Preti, professore ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali dell'Università degli Studi di Firenze, ha parlato sui moderni indirizzi nella tutela idrologica del territorio. Io vorrei chiedergli anche qual è il ruolo del Dipartimento in questo impegnativo compito. Sì, grazie. Il nostro Dipartimento ora corrisponde alla Scuola di Agraria e quella che era la Facoltà anche di Scienze Forestali, quindi abbiamo soprattutto studenti interessati a questi argomenti che vengono sia da Agraria e ora anche, scusate, sia da Forestale e ora anche da Agraria, perché nell'ordine professionale si occupano anche di tutela idrogeologica. Quindi noi li portiamo in bosco. Loro con altri colleghi imparano tutto quello che riguarda l'ecologia del bosco e anche come utilizzare il bosco e la gestione selvicolturale, ma noi li raccontiamo, li spieghiamo e li coinvolgiamo anche in cantieri didattici, quindi a fare opere con le loro mani, a risolvere problemi che sarebbero naturali, le frane, le esondazioni, lo scavo degli alvei, non sono problemi se non creano danni alle infrastrutture antropiche. Viceversa, se non si fanno, ora abbiamo sempre più rischio idrogeologico più che dissesto idrogeologico, cioè danni che hanno dei costi sempre più elevati. Quindi loro imparano a usare il materiale reperibile in loco, cioè il legname e il pietrame, ma anche la parte viva, cioè le piante, per sfruttarne le proprietà biotecniche di rinforzare il terreno, di proteggere le sponde e di evitare o lo scavo o l'eccessivo deposito di materiale solido negli alvei. Anticipiamo con Marco Bottino l'intervento che terrà in questo pomeriggio, ovviamente lo sintetizzerà per i nostri telespettatori. Marco Bottino è il presidente dell'ANBI, l'Associazione Regionale dei Consorzi di Bonifica, spesso è stato gradito nostro ospite perché lo abbiamo seguito in quella che consideriamo un po' un'informazione dovuta da parte nostra, perché nei confronti dei consorzi di bonifica c'è un qualunquismo esasperato. Quando ci arriva una piccola bolletta di poche decine di euro, addirittura ho sentito una opinionista molto importante, ha detto converrebbe vendere la casa perché avere una casa di proprietà comporta pagare 20-30 euro l'anno, però questi soldi noi li abbiamo documentati, servono proprio per prevenire le catastrofi idrologiche e idrogeologiche. Ti abbiamo seguito sul torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino, le porte Vinciane a San Donnino e tanti altri interventi che hanno dimostrato quanto sia fondamentale il ruolo che i consorzi svolgono ogni giorno per la prevenzione. Sì, siamo a Vallombrosa a parlare di manutenzione in montagna, quindi una parte importante del lavoro dei consorzi viene svolta attraverso l'Unione dei Comuni e viene svolta in quei territori che più rischio provocano, come abbiamo visto, alla nostra regione. Cioè, quindi una cattiva gestione delle zone montane significa spostare il rischio a valle. Sì, abbiamo visto le immagini di Cardoso, abbiamo visto immagini di Serravezza, abbiamo visto cosa succede in montagna quando avvengono eventi che purtroppo sono sempre più frequenti, localizzati ma violenti. Quindi fare una buona manutenzione in montagna, adoperare l'ingegneria naturalistica per rispettare quell'ambiente, dare lavoro a chi costruisce presidi contro le alluvioni è un lavoro che noi facciamo costantemente, ovviamente si vede poco perché è spesso fatto in posti nascosti, però pochi sanno che se siamo tranquilli in pianura è perché si gestisce bene il rischio in montagna. I lavori della mattinata si sono conclusi poco fa con l'intervento del professor Bartolomeo Schirone, ordinario di selvicoltura all'Università della Tuscia di Viterbo. Ha parlato di gestione conservativa delle foreste e lotta al dissesto idrogeologico, quindi una lotta quotidiana, una frontiera. Certamente, una lotta quotidiana. Io, più che un discorso di carattere generale, ho voluto portare un'esperienza che stiamo conducendo sui Monti Reatini e che sostanzialmente rappresenta una misura di intervento urgente nei confronti dell'erosione che si sta generando a seguito di un incremento delle estensioni delle tagliate di cedro, di boschi cedui nel Lazio, perché purtroppo la normativa locale lo favorisce. Quindi praticamente attraverso una serie di modelli e di sperimentazioni attualmente in corso
abbiamo valutato, stiamo valutando la possibilità di sostituire alla matricinatura uniformemente diffusa su tutta la tagliata una matricinatura per bande distanziate tra loro di circa 30 metri che abbiamo potuto vedere in base alle prime simulazioni riesce a ridurre i processi, a ridurre i processi erosivi di circa 2/3 o almeno questo sembra essere il dettato, l'indicazione del modello. La sperimentazione probabilmente ci porterà dei risultati ancora più confortanti sulla base di alcune ipotesi che abbiamo formulato.